Siamo tutti presenti. Vuole intervenire tu? Appena è pronta. La ringrazio. Rivolgo un... La faccio breve, rivolgo un saluto molto cordiale anzitutto al magnifico Rettore La Galla che ci ospita, al Presidente della Commissione Antimafia, al Direttore della Direzione Antimafia e un ringraziamento sincero ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca che hanno promosso sul versante delle istituzioni universitarie questa convenzione. Il professor Fiandaca, il DEMS e il mio collega professor Gabriel Forti del Centro Studi Federico Stella. Unico commento che mi permetto di fare molto rapidamente per esprimere la soddisfazione dell'Ateneo dei Cattolici Italiani nella partecipazione a questa iniziativa è che ci consente di sentirci parte e coinvolti direttamente nella impegno al quale tutti siamo chiamati per il contrasto alla criminalità organizzata e farlo in un modo molto concreto, cosa che in realtà non appartiene in sé al normale modo di agire delle università alle quali è facile rimproverare una qualche astrattezza di condotta. Le università che fanno? Fanno didattica e fanno ricerca, cioè studiano e insegnano. E allora, da questo punto di vista abbiamo cercato di mettere a punto dei progetti specifici in questi temi. Uno, mi piace ricordarlo perché è omogeneo a questo e ha visto protagonisti sempre il DEMS, il Centro Federico Stella e la Direzione Nazionale Antimafia, riguardava la formazione di amministratori di beni confiscati. Il tema è già stato accennato, appartiene a quelle forme di contrasto evolute che richiedono però una capacità nuova e specifica, quella di riuscire a intraprendere la gestione di questi beni affrontando problemi nuovi e diversi da quelli che nella tradizione del contrasto alla criminalità organizzata sono noti, cioè la definizione di fattispecie incriminatrice, l'attività di indagine e l'attività processuale volta a perseguire i reati che vengono commessi. Allora il contributo dell'università è quello di aiutare ad insegnare. Il ricordo però fu l'occasione della firma di quella convenzione, un'occasione particolarmente emblematica perché avvenne un sabato mattina che era lo stesso sabato in cui venne fatta esplodere la bomba a Brindisi e il contesto e l'ambiente fu veramente allucinante e surreale perché pochi minuti prima dissero che c'era stato questo attentato ancora da capire quanto alla sua matrice, con evidenti e comprensibili dubbi sulla effettiva origine mafiosa, ma con tante circostanze che potevano far sospettare il contrario. L'allora direttore Grasso mantenne l'impegno di essere presente, poi si allontanò immediatamente per andarsi sul luogo dell'attentato e fu una sensazione veramente singolare perché sembrava strano che in una università con sede in piazza Sant'Ambrogio a Milano ci si sentisse in qualche modo così vicini alla prima linea del contrasto alla criminalità organizzata. La convenzione odierna, e ho finito, a suo modo si collega, anzi certamente si collega e copre un altro versante di questa attività, non più quella didattica o di formazione, ma quella di studio, di riflessione, per cercare di mettere a punto degli strumenti di migliore conoscenza, diciamo, del nemico, come si diceva prima, attraverso, e di questo ringrazio in conclusione, l'accesso a dati di cui c'è bisogno, perché anche in materie giuridiche ci accorgiamo che a volte la conoscenza richiede, come dire, una base sperimentale. Questa base sperimentale ci viene messa a disposizione e in questo la concreta collaborazione con le istituzioni al servizio della quale ci mettiamo e quindi ringrazio di questa occasione. Ho concluso. Grazie professor Anelli. Do la parola al professore Gabriel Forti, ordinario di diritto penale all'Università Cattolica e direttore del Centro Studi Federico Stella. Grazie al professor Fiandaca, Università di Palermo, al DEMS. Appunto io qui rappresento il Centro Studi Federico Stella sulla giustizia penale e la politica criminale.
Il professor Fiandacca, parlando delle necessità del contrasto alla mafia, invocava la necessità di fare impresa collettiva, e qui forse siamo tutti a testimoniare la collettività di un'impresa e di un impegno, innanzitutto fra le due università. Io ringrazio molto i due rettori, in particolare il mio rettore che ci ha onorato della presenza e anche riconosciuto l'importanza di questo evento. Ma l'impresa collettiva riguarda la collaborazione fra due centri studi, oltre al centro Federico Stella, il DEMS, una collaborazione che ormai è risalente e che, come ricordava il nostro rettore, il professor Anelli, ha avuto un fruttuoso avvio con il corso di alta formazione per amministratori giudiziari di beni aziende confiscati e sequestrati. È stata un'esperienza che si sta svolgendo, che entrerà nel terzo anno, abbiamo già fatto 2 anni, e che abbiamo, come dire, appreso e importato a Milano, adattandola alla realtà non solo, diciamo, criminale, ma soprattutto economico-finanziaria del Nord, un'esperienza che il DEMS aveva già avviato precedentemente e di cui ci ha passato il testimone con grande generosità e con grande spirito di collaborazione. È stata un'esperienza, quella dell'AFAG, appunto il corso di alta formazione, che ci ha permesso di instaurare una collaborazione estremamente fruttuosa con magistrati valenti, non solo nella loro professione, ma abbiamo potuto constatare anche nella loro capacità didattica e di comunicazione con un pubblico di studenti estremamente qualificato. Il centro studi quindi continua nella sua tradizione, che è ormai quella di una applicazione e interpretazione delle leggi attenta alle situazioni concrete e alla effettività, e soprattutto attenta ad ascoltare tutte le componenti da cui dipende la concreta applicazione delle norme. Ho molto apprezzato gli interventi precedenti, in particolare quella del dottor Morosini, che mi è sembrata una lezione di concretezza e che ha sottolineato l'esigenza, quando si fanno le leggi, di tener conto delle condizioni necessarie perché quelle leggi trovino applicazione. È insegnamento dei migliori penalisti quello secondo cui, quando si fanno le leggi, occorre porsi il problema di quali siano le esigenze probatorie che in sede processuale quelle leggi comporteranno, e già pensare al momento applicativo. Quindi ringrazio tutti e testimonio io stesso il grande impegno del nostro centro, e anche il ringraziamento per le due importanti istituzioni, la Direzione Nazionale Antimafia e la Commissione d'inchiesta sui fenomeni mafiosi, che così generosamente hanno ritenuto di scegliere, oltre all'Università di Palermo, l'Università Cattolica, come interlocutore scientifico per il loro importantissimo lavoro. Grazie a tutti. Grazie Gabrio Forti. Il Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Roberti. Grazie professor Fiandacca, buongiorno a tutti. Mio è solo un saluto, riservandomi poi nella tavola rotonda successiva di intervenire sui temi oggetto di questo convegno. E il mio è un saluto caloroso, sentito, e anche un ringraziamento per questa occasione, per questo ritrovarci intorno alla nuova intesa, al nuovo protocollo che oggi sottoscriviamo. Voglio solo ricordare che la Direzione Nazionale Antimafia o Procura Nazionale Antimafia ha sempre cercato il rapporto con la cultura e innanzitutto il rapporto con l'università, perché siamo sempre stati convinti che la conoscenza, l'approfondimento tematico, l'analisi del fenomeno criminale avesse bisogno non solo degli apporti di conoscenza strettamente giudiziaria, ma anche delle capacità di analisi provenienti appunto dal mondo della cultura e dal mondo dell'accademia. Oggi è l'occasione per rinnovare questo patto, e anche importante la presenza della Presidente della Commissione parlamentare antimafia. Abbiamo allargato appunto l'intesa alla Commissione parlamentare antimafia, con la quale pure cerchiamo un non solo doveroso ma anche sentito rapporto istituzionale costruttivo. Io credo che fare fronte comune, ecco quello che si diceva proprio il professor Fiandacca stamattina, sia assolutamente essenziale, al di là anche di quelle che possono essere le posizioni diverse, le opinioni diverse, ma è importante ritrovarsi, confrontarsi con metodo democratico e arrivare a soluzioni condivise. Quindi io ringrazio moltissimo i professori, il rettore, i presidi della facoltà di giurisprudenza, ringrazio la Presidente Bindi e saluto tutti. Grazie. Grazie dottore Roberti, do la parola al rettore, poi l'onorevole Bindi parlerà successivamente.
Grazie, anch'io mi associo al ringraziamento, ma vorrei dire anche all'apprezzamento nei confronti di questa ulteriore iniziativa del DEMS, della scuola diretta e coordinata dal professor Fiandaca, per questa ulteriore iniziativa che va nel segno che è stato già ricordato sia dal procuratore nazionale antimafia sia dal magnifico rettore Anelli, e cioè quella di una intesa che prima di tutto è scientifica e culturale tra gli atenei, che trasfondono diciamo nella prassi e quindi anche nella didattica quelle che sono gli esiti della ricerca e dell'approfondimento quotidiano dei temi di pertinenza disciplinare, ma al di là e vorrei dire oltre questa quasi naturale integrazione di funzioni e di collaborazione accademico, ci sta dentro il valore aggiunto di iniziative come quelle, cioè quello di una di traguardare un approccio di collaborazione istituzionale che mette in connessione il mondo dell'università, il mondo della formazione e della ricerca con le istituzioni che operano sul territorio nella interdizione al fenomeno mafioso. Questa università ha ritenuto nel tempo non solo di favorire e di sostenere queste iniziative, ma vorrei dire ne ha anche fatto oggetto di una trasmissione di informazioni e di sensibilizzazione nei confronti degli studenti. Ricordo le iniziative che nel tempo sono state assunte sia sul versante della didattica, ma sia anche nei seminari organizzati insieme alle fondazioni e alle associazioni antimafia, e abbiamo cercato di coniugare questo con una formazione curriculare anche rivolta al concetto dell'autoimprenditorialità, convinti come siamo che la formazione debba includere anche i temi essenziali per la vita della comunità, che sono proprio quelli della legalità da un lato, ma anche della operosità, del lavoro e dell'imprenditorialità dall'altro. Per questi motivi io ringrazio tutte le autorità presenti, in particolare l'onorevole presidente della Commissione Antimafia, alla quale rivolgo il benvenuto presso l'Università degli Studi di Palermo, al procuratore nazionale antimafia, al magnifico rettore Anelli, a tutte le autorità e rappresentanti delle istituzioni che sono qui presenti, e naturalmente credo che giornate come queste siano importanti per mantenere alta la tensione civile, ma anche la consapevolezza della esigenza di guardare insieme e di combattere insieme battaglie importanti per il futuro della nostra comunità. Grazie. Sono sei copie, l'originale precedente. Sì, iniziamo i lavori. Io rimango qua. Io rimango qua. Lei può firmare.